con questo protocollo finalmente tutte le istituzioni competenti si sono assunte la responsabilità di dichiarare lo stato dell'arte tra le emissioni radar e la salute dei cittadini. Il protocollo siglato il 15 aprile presentato in prefettura a Macerata chiarisce che il radar di Potenza Picena non è pericoloso per la salute. I limiti di legge sono rispettati e c'è un impegno costante a monitorare la situazione. Il protocollo consta, diciamo, di due parti. In una parte Aeronautica Militare, ASUR, ARPAN e Comune di Potenza Picena si sono assunte la responsabilità di dichiarare che non vi sono in questo momento correlazioni. Nella seconda parte, in ossequio e per onorare il principio europeo di precauzione, hanno insieme stilato un documento in cui si fissano le procedure a tutela della salute dei cittadini in modo da poter prevenire qualsiasi rischio sulla salute. La novità importante, oltre a sancire il rispetto del principio di precauzione, che è un rispetto di tutela ambientale e della salute assoluto, è quello di impegnarci tutti con una cadenza triennale, che è la prima volta che accade questo, al controllo dei dati e delle indagini epidemiologiche affinché si monitori e si possa sorvegliare in maniera scientifica e sistematica sull'evoluzione di tutto quello che accade a livello di onde elettromagnetiche derivanti dal radar sulla popolazione di Potenza Picena e dei comuni limitrofi, perché queste indagini epidemiologiche non si basa solo sui comuni di Potenza Picena ma anche su tutti quelli dei comuni limitrofi, come dicevano prima, 20 km dal radar. A presentare le indagini effettuate dall'ARPAM c'era il direttore Corbatta, per l'ASUR Maccioni la Bentivoglio, per l'Aeronautica il maggiore Pisano e il generale di brigata Sgamba, che ha ribadito l'importanza del radar e la sua non pericolosità. Il radar di Potenza Picena è un radar fondamentale per il sistema di difesa aerea e quindi previene qualsiasi intrusione e garantisce la sicurezza dei nostri cieli. Peraltro è anche a supporto di tutte le attività del volo civile. E quali controlli fate, avete fatto negli anni e farete anche dopo questo protocollo sulla salute anche degli stessi militari che ci lavorano? Il sito di Potenza Picena, così come altri siti dell'Aeronautica Militare, ha un sofisticato sistema di controllo che, lì dove taluni livelli di soglia fossero in qualche maniera elusi, allarmerebbero il personale e quindi si adotterebbero delle procedure di emergenza nel pieno rispetto della tutela ambientale e quindi anche della salute della popolazione.